salto di Galeone produce magicamente un punto, roba da Guinness dei primati rispetto al Napoli mazzoniano, ma non basta per abbandonare l'ultimo posto in classifica, solitario adesso per colpa del Piacenza. È meglio soli che non accompagnati. La classifica è ancora lì, ma puoi guardare la classifica dopo una partita, è assurdo, mancano ancora tante partite alla fine. C'è bisogno di una continuità dei risultati, più che di un risultato singolo contro la Fiorentina, che avrebbe risolto momentaneamente un problema, un mezzo problema di non essere più ultimi, però non avrebbe risolto niente che poi il presidente del campionato non avesse dato i risultati giusti. Seguendo la propria idea, Galeone stravolge tatticamente il Napoli, zona integrale e difesa in linea con solo Baldini in fondo, senza la patente zonista. Facci ha già superato l'esame a Salerno, Ayala e Crasson nei loro paesi d'origine. Non si può pretendere la perfezione assoluta fin dall'inizio, ma il Napoli regala comunque al pubblico un gioco armonico, senza i timori di un passato recentissimo. La Fiorentina fa la sua parte, piccola per la verità, il suo tridente morde poco e la difesa è vulnerabile. Lasciar solo Giannini è un peccatuccio mica da ridere, ma il principe gioca subito male le sue carte con nuovo capo ufficio Galeone. Ma il Napoli c'è e con Protti potrebbe passare giustamente in vantaggio. Il suo destro è preciso, pure troppo, e va a sbattere contro il palo con toldo superatissimo. Fortunatamente il destino confeziona in poco tempo il peggior omaggio possibile per il Napoli. 50 secondi netti dopo il palo di Protti, Siricano raccoglie il cross di Oliveira e infila Di Fusco, 0-1 al minuto 27. Subita la rete, il Napoli non si avvilisce, dimostrando che almeno l'aspetto psicologico è stato curato a tempo di record. Una coproduzione Schwarz-Toldo al 34esimo consente al Napoli l'aggancio con la terza punta Turrini. Nel secondo tempo la pioggerellina diventa diluvio e l'acqua ricopre le buone intenzioni. Le due squadre la mettono sul piano fisico, non potendo fare altro. Ne esce fuori una partita meno seducente, con pochi squilli. Verso la mezz'ora due episodi scuotono il San Paolo. Il primo griffato Protti, che serve lo smarcatissimo Turrini, dimenticabile la sua conclusione. Il secondo vede protagonista Oliveira, che da 0 metri 0 non riesce a mettere il pallone in porta. Il Napoli al 40esimo urla tutta la sua rabbia contro Treossi, che giudica non da rigore, ma da punizione dal limite, una spinta di Siricano su Rossito. Chance comunque mal gestita poi da Bellucci. L'atmosfera si riscalda ancora al 41esimo, quando Bellucci trova il gol ma in fuorigioco, e Giannini si fa espellere per proteste. Chiaro che dobbiamo continuare così, dobbiamo fare punti il più possibile. Penso oggi che fare, credo, una buona gara da parte del Napoli, anche perché se consideriamo il terreno era praticamente molto difficile creare gioco. Fabian Ayala conosce la zona e i suoi segreti, è un po' anche Batistuta, e se il bomber argentino a conti fatti non tira quasi mai in porta, il merito è del numero 6 napoletano. Francesco Toldo diceva di essere in concorrenza con Pagliuca come vice Peruzzi in nazionale, ma dopo l'errore che ha permesso al Napoli di pareggiare, è meglio che pensi a non farci scavalcare da fiori.